Il governo Renzi ha appena approvato un disegno di legge che riforma il settore dell'RC auto, le costosissime assicurazioni che gli italiani pagano su 36 milioni di vetture che circolano nel paese. Obiettivo ridurre i costi, ma in realtà a guadagnarci saranno solo le potenti e ricche compagnie assicuratrici. Vi spieghiamo perché. La prima novità nel DDL del governo è lo sconto previsto per chi monta nell'auto la cosiddetta scatola nera. Qui dentro c'è un GSM, un GPS e un accelerometro elettronico. Consente di rilevare se c'è stato un urto e la gravità di questo urto e la direzione di questo urto sull'auto, in modo tale da capire se un incidente è avvenuto davanti, dietro o lateralmente. Sono di diverse compagnie, come vede, c'è Intesa Assicurazioni, Zurich, Aviva Assicurazioni e Unipol. E si risparmia mediamente dal 10-15% fino anche al 25-30% sul premio RC Auto. Su questo. Anche qui si paga un canone, spesso le compagnie decidono già di includerlo nella polizza. Per chi monta la scatola nera ci sarà uno sconto dunque, ma a pagare alla fine è sempre l'automobilista. Per accorgersene basta chiedere un preventivo. 1.354 annuale. Io la scatola nera la devo pagare comunque, no? Prima di tutto sarebbe il canone, ogni anno bisogna pagare questo canone. Vabbè, si riesce a risparmiare. Sì. La scatola nera. Senza, costerebbe 50 euro in più. La seconda novità del DDL è lo sconto concesso a chi farà riparare la sua vettura incidentata da un concessionario convenzionato con le assicurazioni. Una misura contestata dai carrozzieri. La compagnia d'assicurazione decide il prezzo della polizza, decide da chi deve mandare il cliente, decide come deve essere riparata la vettura e decide magari addirittura anche i pezzi da sostituire e i pezzi da non sostituire. Cioè, a me sembra tutto fatto in casa. Una vettura deve essere riparata e non con gli ottami di chi poi deve risparmiare. È un monopolio, secondo me, esasperato. Quanto? 2.000 euro. Perché andrà la black box, risparmio il 10%, quindi andrà a finire sui 1.850. Sulla carrozzeria convenzionata non c'è lo sconto. Nessuna certezza, dunque, di un calo drastico delle tariffe che paghiamo tutti noi, come promesso dal governo. Nessuna certezza su una vera riduzione delle tariffe. Assolutamente no. Ma la cosa grave è che ripeto, sono le più alte d'Europa. Le più alte d'Europa. Questo è il costo medio. 1.250 in Italia contro 643 in Gran Bretagna, 715 in Germania, 690 in Irlanda. Questo è l'aumento. Esatto, questo è il 94, quanto si pagava? Cioè 391 euro. Esatto, e nel 2013 1.250. Quindi un aumento del 235% in 20 anni. Tanto paga l'assicurazione, è vero fino a un certo punto, tanto paghiamo noi, questa verità. Infine, il DDL del governo prevede una riduzione dei risarcimenti per chi ha incidenti gravi. Pagano i più deboli, come ci spiega questa signora, Giuseppa Cassaniti. Lei è più presidente dell'associazione vittime. Sì, dell'associazione strada. Italiana familiari e vittime della strada. Sono, e lo è diventato in seguito a un fatto che ha colpito la sua sono famiglia. Diventata, sì, in seguito all'uccisione di mia figlia. Valeria aveva 17 anni e mezzo. E arriva una Lancia Delta integrale, motore rally, quindi una macchina adatta per le corse, una bomba. Sbatte con la Citroen dalla quale erano scesi i miei figli. Valeria era accanto alla Citroen, quindi tutta la forza impressa dalla Lancia viene scaricata su Valeria, che viene scagliata contro il muro di fronte al palazzo dove abitiamo noi. Per mio figlio ho avuto 120.000 euro di risarcimento. Pensate che una vita possa avere il valore di 120.000 euro? Questa è una vergogna. Cosa cambierà con la riforma del governo riguardo ai risarcimenti? Ma vengono i risarcimenti vengono diminuiti di circa il 50%. Una persona di 35 anni che ha perduto l'avambraccio, tutta la mano, viene ad avere circa 420.000 euro di risarcimento. Con le tabelle ministeriali che loro vorrebbero fare, viene ad avere intorno ai 222.000 euro di risarcimento. Pur cambiando i governi c'è stata sempre quell'attenzione a seguire gli interessi delle compagnie assicuratrici. Ma quali sono le più importanti compagnie assicurative del settore danni in Italia? L'intero mercato vale ben 38 miliardi di euro.
Il 65% è occupato da solo 5 gruppi. Il primo, Unipol, la compagnia delle cooperative rosse, controlla da solo il 25,5% del mercato, 9 miliardi di euro. Seguono Generali, il colosso assicurativo di Trieste, controllato da Mediobanca, col 18,4%, e poi i tedeschi di Allianz, con l'11,5%. Tra l'altro il settore dell'RC auto è un settore molto concentrato, sì. Ed avere la quota più grande è Unipolsai. Cioè sui ramo danni adesso con queste nuove acquisizioni è diventato potentissimo. Il sistema assicurativo è stato sempre potente, quindi in tutti i casi, con tutti i governi, perché purtroppo il potere di miliardi incassati continuamente. Forse non è un caso che l'Associazione delle Assicurazioni, l'ANIA, abbia applaudito la riforma del governo. Il direttore generale dell'associazione lo ammette senza giri di parole: i profitti delle compagnie sono in crescita e la manovra dell'esecutivo non li intacca minimamente. Molti vi accusano il governo vi ha fatto un favore. Allora, noi siamo convinti che il favore è agli italiani. Quindi voi dite al governo, se volete che abbassiamo le tariffe, bisogna abbassare i risarcimenti. Se si vuole un livello di risarcimenti elevato, si deve anche accettare che il livello del prezzo dell'RC auto è più elevato da altre parti. La variabile indipendente restano i ricavi delle compagnie assicuratrici. Che sono in media uguali a quelli degli altri paesi europei. È vero il dato che si dice circa 2,5 miliardi di utili? Negli ultimi due anni, sono stati due anni molto positivi. Hai fatto un botto però. Sì, e anche il 14. Però, meno bene, ma anche meno bene, però siamo lì. Sì. 2 miliardi e mezzo di utili nel 2013 e il trend positivo continua nel 2014. Non si può dire che si debbono abbassare i risarcimenti quando c'è un utile di 2 miliardi e mezzo. Casomai si dovrebbe dire che per abbassare le tariffe si deve abbassare l'utile. Cioè anziché 2 miliardi e mezzo basta 1 miliardo e mezzo. Non ci può essere al primo posto un interesse spropositato al denaro. Che è quello dell'assicuratrice. Eh certo.